Bella a tutti ragazzi e bentornati a Silent Hill 2, questo nono episodio da parte dell'angolo del rossonero. E riprendiamo dove siamo lasciati. Eravamo dentro teatro, abbiamo appena parlato con l'uomo là che ci ha appetito, il ragazzino che ci ha appetito. Maria l'abbiamo lasciata fuori e dobbiamo andare a cercare questa bambina che presumibilmente si chiama Laura. E spero che vi sia piaciuto l'ottavo episodio, anche se è stato un pochettino noiosetto, ragazzi. Noiosetto più che altro perché non si è fatto un granché. Abbiamo più che altro combattuto in mezzo alla nebbia, perché dovevamo stare attenti anche a Maria. E ci siamo persi due o tre volte, però non ho tagliato niente perché, ragazzi, ci siamo persi, ma proprio per un minuto e mezzo, non per 3 o 4 minuti. Quindi va bene così. Ho voluto tenere tutto. E niente, mi raccomando, iscrivetevi se non l'avete ancora fatto, attivate la campanella per non perdervi il mio contenuto. E niente, ragazzi, andiamo avanti con il nostro Silent Hill 2. Mi raccomando, cuffie a palla e luci spente. È 6 giorno. Chiudete le persiane e cagatevi sotto. Andiamo con il nostro nono episodio. Allora. Mi immagino che questa sia una strada unica. Laura? Beh, sì, chiamala pure. Allora, qua non c'è niente. Sto registrando, vero? Sì, ok. Allora, guai a te se mi fai saltare all'improvviso, perché te lo giuro, eh. Allora, sicuramente era qua dentro. Prima era qua dentro, perché da qua che attivi la cinepresa. Ah, mi fai aprire due cassetti e non c'è niente. Grazie, ti ringrazio. Gentilissimo. Qua posso scavalcare, ma non posso dare un'occhiata un attimo alla cinepresa qua, al proiettore? No, niente, ok. Qua? Ah, beh, qua la finestrella. Ehi, beccata! Mortacci, tu ti spari in testa, eh! Nico! Allora. No, di qua, mamma mia, ragazzi. Sì. Voglio cuore! Ok. Tanto non c'è niente. Ah, ma va! Cioè, 3 cassetti su 3 non c'è niente. 4? Ovvio, chiaro. Siamo ritornati giù praticamente. Ho sbagliato qualcosa io o siamo ritornati giù? Ok. Laura, stop! It's dangerous! Direi di seguirla. Ah, fuori addirittura dobbiamo andare. Ok. Maria? Did you see a little girl? Io ce l'ho un'idea su dove è andata. She went that way. We can still catch her. Io ce l'ho un'idea su dove possa essere andata, ragazzi. Non me lo ricordo, ho solo l'idea. Guardate dove siamo direzionati dalla mappa, eh. Eccolo qui. Ovvio. Dai un secondo, ragazzi, fatemi controllare se c'è qualcosa dentro la macchina. No, perché tanto è inutile. Però è aperta. Ok, niente, non vuol dire niente. Ok. James, look. Dimmi. Prima o poi doveva capitare di arrivarci, ragazzi. Purtroppo, ricovero. Raggiungi l'ospedale di Broken Heaven. Addirittura autosalvataggio, ragazzi.
Era inevitabile, ragazzi. Purtroppo, eccoci qua. È uno dei posti più brutti, ragazzi, veramente. Poi sicuramente qualcosa è cambiato, l'hanno migliorato, come hanno cambiato. Io certi pezzi del condominio non me li ricordo. Addirittura qua c'è una siringa, manco una bevanda. Io certi pezzi del condominio me li ricordavo, ma certi erano nuovi, ragazzi. Quindi io non so che cosa abbiano potuto cambiare qua dentro, ma aspettiamoci veramente di tutto. Tu te ne stai in una stanza e non mi venire a rompere la minchia, perché comunque tu adesso non c'entri nulla. Allora, fatemi soltanto controllare un attimo per strada qua. Ok, meglio, 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 tutto chiuso. Ok. Perfetto, ragazzi. Ma una curiosità, scusate, ragazzi, abbiate pazienza. Non ho capito bene. Forse perché mi sono perso qualcosa io. Può essere, ragazzi. Speriamo di no, perché sennò magari poteva servire a qualcosa di interessante. Qua? Direi di no. Ok, ragazzi, niente. Mi sono perso nella nebbia. Abbiate pazienza. Ok, ci sono. Niente, ragazzi. Entriamo. Possiamo fare altro. Allora. Cartucce per fucili a pompa. Piccolissimo particolare. Is that a gun cabinet? Noi non abbiamo un fucile a pompa. Hospital? Yeah, but it's empty. È vuoto. Somehow that seems worse. No, no, è peggio, non è quasi peggio, è peggio. Più che altro non vorrei che l'avesse presa Laura, è quello il fatto. Ok. Ragazzi, c'ho già l'ansia di essere entrato così. Where'd she go? Allora. Ricorda, se soffri di scarso appetito, notevole perdita di peso, insonnia o ipersonnia, mancanza di interesse e di desiderio verso normale attività, senso di autosvalutazione o calo di concentrazione e capacità di pensare, contatta un medico al più presto. In effetti non sarebbe una cattiva idea. Ragazzi, la mappa non ce l'abbiamo, quindi l'abbiamo trovata subito. Laura, wait. It's okay. We don't want to hurt you. Ah, si è chiusa proprio. Bene, dobbiamo trovare un'altra strada. Why would she run from us? I don't think she likes me very much. But why? Si è chiusa, eh? Sì, ok. Per sicurezza. Ok, vabbè, questi qua sono i suoi disegnini. Ok. Allora, ma possiamo andare anche giù? Eh sì, possiamo andare anche giù. Vabbè. Va bene. Ok, non credo che serva questo. Perfetto, ci sarà tipo chiave del sotterraneo o una cosa del genere. Speriamo di trovarla il più tardi possibile. Comunque, ragazzi, a prescindere. Ok, dov'è Maria? Beh, se la prendi con calma. Allora, qua c'è già un corridoio, ma io vorrei trovare una mappa prima, se è possibile, se c'è. Ah, questa viene detto che è chiusa. Allora. Ospedale di Brockenhaven 1920, ok. Molto bene, molto. Mamma mia, è enorme, ragazzi. È enorme. Allora, questa è la muratoria che abbiamo fatto prima, lì dove è scappata Laura che è chiuso, invece quella lì l'abbiamo trovata aperta. Allora, io direi un attimo di andare un secondo dalla reception. Un attimino. Che sicuramente se è come i condomini, ragazzi. Dovrebbe esserci un punto di salvataggio, intanto molto importante anche qui. Cioè, mi dai una cassetta di sicurezza e poi non c'è niente dentro, vabbè. Portacci tua. Ok. Ok, molto bene. Infatti vedete che c'è un punto di salvataggio nella reception, come, più o meno come il condominio, non più o meno, è come il condominio.
Qua continua a farmi aprire cassetti su cassetti. Ma dai! Porca miseria, la... ma come cazzo ti chiami, Maria? È lì, meno male che ti ho portato con me, sennò non ci sarei mai arrivato. Salviamo, va ragazzi. Allora. Adesso... quello che avete visto nel condominio, ragazzi, ve lo posso dire, è niente in confronto a quello che vedremo qua. È niente, e tante cose non me le ricordo, eh. Però basta guardare la grandezza della mappa, e questo è il primo piano. Questo è il secondo. E questo è il terzo. Molto bene. Allora. Allora, questa è chiusa. Poi. Questa è chiusa. Ok. Allora. Un lucchetto. Sì, mi ricorda che c'è un lucchetto. Allora. Dunque. Io prima di girarmi le stanze, io andrei un secondo là dalla toilette. Tanto qua non possiamo farci niente. Dottor Hughes e dottor Atkinson in giardino. Si vedono molto bene, devo dire. Ok, allora, questo è il bagno. Tanto abbiamo salvato, quindi... beh, spero di non morire, ragazzi. In realtà sono morto solo una volta, per errore mio, perché non sono voluto... non ho voluto guarire. Curare, però. Allora, di qua andiamo per lo spogliatoio, che è chiuso, e qua ci vuole la chiave per andare nel corridoio che poi ci porta nelle docce. Là c'è la piscina, qua c'è una porta che c'è la farmacia, ci possiamo andare tramite poi le cartelle cliniche. Quindi direi che dobbiamo per forza farci tutto quel corridoio lì sulla destra, che ci sono tutti gli ambulatori, dai! Forza e coraggio, ragazzi, mi raccomando, Lasciatemi piace, statemi vicini in questa avventura. Chiuso. Direi che non c'è corrente, bene. Allora. Ambulatore 3, ma se spacco il vetro? Perfetto. Io veramente non ho parole. Ho fatto una stanza. C'è subito quel rumore lì. No, qua. James? Ok. E siamo nella stanza accanto. Perfetto. Ok, leggiamo. L'ho scritto in modo che tu possa finalmente ricordarlo. Quando sarai all'ingresso, dai un'occhiata in giro e ricorda: infermieri, medici, alberi. Va bene. Infermieri, medici, alberi. Ricordiamoci qui. Ah, cosa hai cerchiato? Ah, ok. Bene. Non hai cerchiato niente. Sì. Fa piacere ad averci lo fucile a pompa, sarebbe bello. Ok, qua abbiamo sbloccato la porta. Io vorrei sapere cosa sta facendo Maria, comunque, vabbè. Non sono affari nostri. Vai. Poi. Questa è chiusa. Questa è chiusa, ok. Allora. Allora, infermieri, medici, alberi. Fatemi solo dare un'occhiata, ragazzi. Se c'è qualcos'altro, perché infermieri, medici, alberi. Non penso che c'entra col lucchetto. O almeno. Questa era chiusa, abbiamo detto, eh? Sì. Ok. Non posso fare un granché qua, ragazzi, niente. Va bene. Qua abbiamo detto che è fuori uso. Allora. Infermieri, medici, alberi.
Allora, lì c'è un lucchetto. Quelli sono i dottori in giardino. Questi sono cassetti che ho già aperto qua. Il direttore ha chiesto le cartelle dei tre pazienti decisivi. Sai di chi parlo? Potrebbe portare nel suo ufficio? Decisivi. Ok. Va bene. Però non penso che... Cioè, sono tre cifre. Infermieri, medici, alberi. Sono tre cifre per tre... Per tre nomi. Però, ragazzi, non... Abbiamo detto che è tutto chiuso. Questo non penso che si possa togliere. Ok. Allora, lì ci sono i medici in giardino. Qua c'era il bagno. E qua ci voleva la chiave. E qua era chiuso. Ok. Non è che il bagno mi è sfuggito qualcosa. Così, tanto per curiosità. No, direi di... Mettate? No, direi di no. Ok. Non possiamo fare un granché però, ragazzi, è quello il problema. Fatemi dare un'occhiata di nuovo qua. Qua che ti sei segnato, infermieri, medici, alberi. Ragazzi, non posso fare un granché, cioè, o almeno c'è il modo sicuro, eh. Però... qua è aperto, ma la sua è chiusa a chiave. Perché Laura qua ha chiuso. Di sotto c'è una porta che ci vuole la chiave. Quando sarai all'ingresso dai un'occhiata in giro. Allora, l'ingresso è questo. Quando sarai all'ingresso, noi siamo all'ingresso dai un'occhiata in giro. Infermieri, medici, alberi. Gli alberi sono quattro. Questi sono due. Quattro, cinque, sei, sette. Infermieri, medici, alberi. Infermieri, medici, alberi. Sette, due, quattro. No, allora questo è 4. No. No, allora ho contato. Sono questi, sicuro. 4, 5, 6, 7. Due, sette, quattro?
Allora. Scusate un secondo, ragazzi, eh. Allora. Sicuramente nelle foto, ragazzi. Allora, qua sono sette, sono infermiere. Sette. Qua sono due. E le foto che mi fa vedere sono queste, ragazzi. Meno che non ci siano altre foto qua, ma... Aspettate. In seguito ai ripetuti sbarrimenti d'ora in poi le chiavi dovranno essere riposte nella maglietta alla fine di ogni turno di lavoro. Tutto il personale ha tenuto a memorizzare la combinazione del lucchetto e a non divulgarla a persone non autorizzate. In caso di problemi rivolgete al caposala nell'ambulatorio 3. Cosa stai guardando? Infermieri, medici, alberi, appunto. Lì l'ho trovato, ragazzi. Infermieri, medici, alberi. E quelle sono, e non è che torniamo sempre lì. Aspettate un secondo, scusate. Non è che devo confermare dopo che ho messo la combinazione. Sono un cretino. Abbiate pazienza, ragazzi. Ok. Seminterrato. Perfetto. Ok. Magari se metto i numeri e poi confermo è meglio. Chiedo scusa. Ok, però c'era arrivato perché il senso era quello delle foto, ragazzi. Ok. Sono sempre registrando, eh sì, ok. No, di qua. E giustamente dobbiamo andare nei sotterranei. Questa deve sempre venire con noi, sì, per forza. Obbligatorio. Ok. Autosalvataggio, ragazzi, non è mai bello quando c'è un salvataggio. Mai bello. Un po' più grande il seminterrato, no, eh. Cioè. Troppo piccolo, se no. Porca puttana, mi hai fatto prendere un colpo. Ho visto un affare messo così e con un rumore. Ma me ne sono... Cos'era sto rumore? Chiuso. Ah, ok, mi ha messo un punto di domanda nell'ascensore. Meno male, è chiaro. Allora, qua ovviamente manca la benzina e ovviamente senza benzina è chiaro che non può andare. Ok, quindi, ok, ci segniamo anche questo nella mappa. Perfetto. Io ho visto qualcosa laggiù, ragazzi, che camminava. E dove devo andare, ovviamente? Allora. Devo andare per forza di qua. Che cazzo? Cosa cazzo? Ma basta! Vabbè. James? Sì, veramente. Veramente, guarda! È che è ancora più buio di prima adesso, è quello il fatto. Guarda dove è la stronza. Bello, carino, sembra il buffo. Ok. Cos'è questo? Ah, vuota, ovvio.
Mi fai trovare una tanica, ma è vuota. Poi come fa a starci in tasca non lo so. Comunque, vabbè, è vuota. Ok. Allora, niente, vabbè. Comunque, la tanica l'abbiamo trovata, dai. Molto bene. Poi? Di qua ci sono già stato, direi no. Non è vero. Così. Vai a far cu. Oh. Dimmelo dopo. Quando ormai mi ha attaccato, mi raccomando. Adesso mi metto a usare la pistola, ragazzi. Non posso più corpo a corpo. Non, sennò sprecherei troppe cure. Ok. Porco. Ti curi? Non è possibile, veramente. Non ci arrivo a fine gioco così, ragazzi. Veramente non ci arrivo. E apri. Abbiamo fatto il giro. E cosa è servito, scusa? No, non capisco il senso di questa cosa. È vuota, no? È vuota. Allora, o mi sono perso qualcosa io? Perché mi sembra strano che mi faccia trovare... Ok, la tanica, va bene. Ma mi faccia fare... tanto è vuota, ok. E mi faccia fare il giro così, però. Questa siamo sicuri che è chiusa, sì, ok. Ah, vabbè, meglio. 5 siringhe, ragazzi. Avevo perso il conto. Porca miseria. Buono. Io qua, infatti, non qua non mi ricordo di esserci stato, ragazzi. Infatti, devo spostare questo. Devo capire dove. Allora, abbiate pazienza un attimo. Ah, eccolo lì. Mi sembrava strano. Cavolo, ok. James? Ok. Ok, vai. Perfetto. Dove sbuchiamo? Ok, dal deposito, perfetto. Così possiamo... Tu te ne stai lì, adesso, un attimo, Beh, torno subito, un parolone, vediamo. Ah, ti conviene, mi minaccia pure, capito? Ok, là! Vai! Adesso abbiamo la tanica di benzina piena. Ok. Ovviamente non è che adesso ce ne possiamo andare così, come se niente fosse. È chiaro che deve succedere qualcosa, ragazzi, perché sennò che gusto ci sarebbe? Sentite la radio. Aspetta un attimo. Dove siamo? Nel corridoio. Cosa c'era? Perché suonava la radio? Vabbè. Magari era qualche ragno, qualche insetto. Può essere.
Allora, il generatore era di qua, ok. Aspettate. James. Cosa? Ma eri morta tu! Eri morta! L'ho ammazzata prima! No, vabbè, però se resuscitano anche... Viva, perché non si sa mai. Allora, il locale generatore là, ok, era di qua, giusto? Sì. Ok, adesso ci salutiamo, ragazzi, lo faccio un pochettino più corto questo, in modo da poi buttarci proprio completamente. Anzi. Ah, meno male. Ok, ragazzi. C'è stato l'autosalvataggio, vero? Scusate, carica. Sì, c'è stato l'autosalvataggio, perfetto. Va bene, ragazzi, io direi di staccare qua. Abbiate pazienza se mi sono bloccato nell'ingresso dell'ospedale, però non riuscivo, mi sono perso la frase controlla bene nell'ingresso. Poi, una volta che ovviamente ci fa vedere le tre foto, è quella lì la soluzione. Niente, ragazzi, l'ho fatto così corto perché almeno poi ci buttiamo tutto dentro l'ospedale, ci giriamo piano per piano, facciamo tutto quello che possiamo per andare avanti ovviamente nel gioco. Niente, ragazzi, vi invito sempre a iscrivervi, condividere, mi raccomando, lasciate il like, fate tutto quello che potete per supportare e sopportare il mio canale e mi auguro che vi stia piacendo veramente questo Silent Hill 2 perché è veramente un capolavoro, come atmosfera, come trama, come tutto, 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 e spero che vi piaccia anche il mio modo di giocare, come comunque vi tengo compagnia durante i gameplay. Niente, vi invito sempre a comunque iscrivervi sempre al canale, un bacio, un abbraccio e noi ci vediamo poi al decimo episodio di Silent Hill 2 dall'angolo del rosso nero. Bella!